Buongiorno, sono con Michele Milano. Qui stamattina, mentre ci facevamo una passeggiata per Galaina, abbiamo visto la situazione, come è diventata l'area di parcheggio dei pullman di Galaina. Realmente è una cosa che bisogna pigliare al più presto un provvedimento, perché l'erba è cresciuta, ieri sera siamo passati, non c'è una luce accesa, e di questo ci siamo un po' preoccupati. Che cosa facciamo? Come arriviamo a Galaina? Se troviamo il sindaco, ne parliamo con il sindaco di Marsico Nuovo, che fu lui un po' che volle questa creatura, e quindi chi più di lui ci può spiegare qual è la situazione attualmente di quest'area di parcheggio. Scusate per la voce poco rauca, ma in questo periodo sono un po' influenzato. Oh, e sono proprio qui alla casa di Domenico. Domenico, ma ce l'hanno abbandonata, l'hanno trascurata quest'area di parcheggio? Che cosa è successo? Gino, io sono veramente mortificato nel vedere quell'opera completamente abbandonata, mi piange il cuore, perché è un'opera strategica voluta dall'amministrazione comunale e provinciale quando io ero assessore ai trasporti, proprio per dare la possibilità ai cittadini di Paterno, di Galaino e anche di Barricelle, e ho visto che lo stesso tramuto si serve di questa autostazione, di poter, come dire, usufruire di tutti i pullman che transitano per la Val d'Agri con un migliore accesso. Questa stazione, voglio ricordare che è stata inaugurata quando io ero appunto assessore alla ai trasporti nel 2005. Si trattava di completare il tutto con una gara che noi facemmo pure per darla in gestione ad un privato che potesse aprire un bar, la sala d'attesa, curare tutto l'interno, i servizi igienici e anche l'esterno. Se non che il sindaco dell'epoca, Botta, fece una comunicazione alla provincia che non poteva rilasciare l'autorizzazione per l'apertura del bar, e la provincia si dovette fermare. Successivamente sono cambiate le cose, il comune di Marsico Nuovo è stato amministrato da me subito dopo un paio di anni, e quindi io ho ripreso la cosa col tentativo di andare avanti su quella strada, e quindi aprire anche l'interno della stazione, perché è impossibile che chi scende dal pullman non ha a disposizione un bagno, è una cosa veramente vergognosa. La provincia, invece di completare questo iter, ha preferito metterci la polizia provinciale dentro per lungo periodo, nonostante io abbia messo a disposizione dei locali a Galaino stesso, se era Galaino un punto, diciamo, interessante per loro, per la polizia provinciale, gratuitamente. Ma questo non è stato ascoltato, sono andato avanti, hanno modificato l'interno dell'autostazione, hanno chiuso, non sappiamo dentro che cosa è successo, e per lungo tempo c'è stata la polizia provinciale. Quindi un po' di manutenzione c'è stata all'esterno. Da un po' di tempo, cioè da più, quasi due anni, la polizia provinciale non c'è più, è chiusa, nello stesso tempo è stata completamente abbandonata, e allora io mi sono fatto carico di scrivere al presidente della provincia se la dava in gestione questa struttura al comune di Marsico Nuovo, per cui si sarebbe fatto carico anche delle spese per rimetterla in sesto dopo che è stato, diciamo, trasformato l'uso. La lettera che io ho fatto è del 7 giugno, e intanto sono stato incoraggiato a farle questa lettera di chiedere di darci l'incomodato d'uso a noi comune, perché ho visto che la provincia già per altri comuni che hanno la stessa situazione ha deliberato nel mese di maggio del 2016 a Francavilla e a Pignola di darla in concessione, perché scusa un po', Domenico, sì. Ma questo problema di quest'area di parcheggio, secondo te, è più un fatto tecnico o più un fatto politico? Ma
Io l'ho sempre detto, lo continuo a ripetere, questo è un fatto esplicitamente politico, palesemente politico, per bloccare un'opera che era stata costruita e per far capire che quell'opera insomma non serviva a niente. Quindi sono le solite, diciamo, scelte che fanno alcuni in politica, che invece di lavorare per crearsi un po' di credibilità in giro, lavorano per distruggere quello che perché questa leggenda che era di sotto della diga, io vedo che altre opere sono state realizzate. Infatti, non a caso io, come appena andai sul comune, ho detto prima, scrisse alla provincia di poter procedere perché io gli avrei fatto avere l'autorizzazione per poter aprire anche il barretto là dentro. Ma a prescindere se si poteva aprire il bar o no, perlomeno bisognava tenerla aperta come sala d'attesa con i servizi igienici che c'erano dentro. Quindi oggi al punto in cui ci troviamo sembra che la cosa si sta risolvendo. Perché questa è una buona notizia. Questa mia sollecitazione fatta a Valluzzi, se si è offerto già 3-4 mesi, ma proprio l'altro giorno l'ho risentito. In che data? Puoi ripetere un po' in che data l'hai fatta? Io l'ho fatta il 7 giugno. Dopo che appena ho visto che il 3 maggio del 2016 parliamo, la provincia aveva deliberato per Francavilla e Pignola nello stesso modo. In caso mai dove, se me ne dai una copia la rendo sicuramente, pubblica. Sicuramente. Ma io quando feci sta lettera la mise pure esposta di fronte, diciamo, se passiamo a Michela guardiamo. Oggi Valluzzi mi ha promesso che nel giro di poco tempo mi farà avere questa autorizzazione. Io gli ho chiesto provvisoriamente, fino a quando convoca il Consiglio Provinciale per fare tutti gli atti per darmela incomodato d'uso a me, Comune di Massiconuovo, e gli ho detto che se mi fa una semplice lettera e mi autorizza a mettere mano almeno alla pulizia esterna e al ripristino della pubblica illuminazione. Io, scusa Tomai, in questo parlando della pulizia non posso esimermi di fare il nome di una persona che è stato, va ricordato, voglio parlare di Raffaele Mazzino, che dedicava veramente tanto amore a quell'area. Sì, Mazzini effettivamente pure lui era molto rammaricato, nell'ultimo periodo lui non andava più a lavorare perché stava male, la malattia era andata avanti e quindi quando lo andavo a trovare mi raccontavo quella sensazione, vederlo in quel modo, insomma, era veramente innamorato. Sì, sì, sì. Mazzini, nonostante tutto quello che ha passato, nell'ultima fase della vita era ritornata a vivere nella comunità dando un forte contributo alla provincia sulla viabilità, sì. Quindi io lo ricordo veramente con tanto amore. Va bene, quindi allora noi siamo fiduciosi che questo problema si risolve. Io ho fatto una canzone, io ho fatto il testo della canzone, ma ne farò un omaggio ai sindaci della valle, dove si parla proprio di questo, cioè si parla della Madonna che va da Gesù Cristo e dice possibilmente che ci sia una sintonia fra voi sindaci e in particolar modo fra i sindaci di Marsicanuovo e Paterno, perché io sono un sostenitore che secondo me Marsicanuovo e Paterno siamo la stessa famiglia e quindi certi capricci, che io molte volte penso che alcune cose non si fanno solo per capricci, vanno messi un po' da parte. Ma io ho sempre sostenuto questo, non solo verbalmente, ma l'ho anche dimostrato con i fatti. Io come assessore alla provincia ho dimostrato un grande interesse per Paterno, proprio nella convinzione che Marsica e Paterno possono lavorare insieme, divisi ma uniti nell'interesse collettivo che noi teniamo, perché siamo due popolazioni, soprattutto con la parte bassa di Massiconuovo, che ci intersechiamo. Va bene, io ringrazio, buona giornata. Innanzitutto vi volevo ringraziare ed esprimere la mia riconoscenza per questo vostro interessamento a questo problema. Il mio impegno è di tenervi informato
Se la cosa va avanti celermente, così come io spero che sia, va bene. Diversamente, se vedo che ancora si protrae, io vi chiamerò e ci organizzerò ad organizzare, a chiamare i cittadini e fare veramente una battaglia insieme ai cittadini di civiltà, perché non è possibile buttare i soldi così e poi in un'opera che ci voleva. Ed è veramente d'accordo. Mica tu vuoi dire qualche cosa? Niente, io ringrazio il sindaco perché effettivamente si è sempre interessato sia per Paterna e per tutta la valle quando ha fatto il suo mandato da assessore, e io mi auguro che lui ritorni ancora a fare quello che ha fatto e che la gente lo capisca e lo prende, a prescindere diciamo questo, ci prendiamo l'impegno che qualora il presidente della provincia non risponda positivamente, ci organizziamo fra Marsica e Paterna per far sì che... Chiaramente cercheremo di fare una manifestazione. Noi siamo per le cose civili, nel senso che non vogliamo scavalcare nessuno, però se ci costringono riusciremo anche a fare qualcosa. Va bene, buona giornata allora. Grazie, buona giornata pure a voi.